Eccoci, direi che come scritto nella slide, puntuali con un ritardo di 5 minuti, possiamo cominciare. Grazie a tutti per esservi connessi, nonostante il caldo e il bel tempo, adesso poi generalmente siamo basati su Milano, non so dove vi trovate voi, per aver deciso di spendere un'oretta di tempo con noi questa sera, prima dell'aperitivo, prima della cena. Come scritto nella slide, chiederei a tutti di mantenere la videocamera spenta per tutta la durata del meetup e tenere anche il microfono in mute. Per ogni domanda potete scrivere nella chat di Google Meet e alla fine cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande. Quindi, prima di partire, il tema di stasera è ringrazio Alessandro che ha deciso di partecipare e di condividere con noi la sua esperienza, l'esperienza del suo team, il last minute nel portare in produzione progetti di artificial intelligence e machine learning. Prima di cominciare, prima di passare la parola ad Alessandro e alla sua presentazione di questa sera, giusto una breve introduzione sul meetup. So che ormai siamo al quarto evento di questo meetup, quindi alcuni di voi che magari hanno già partecipato avranno a noia questa presentazione iniziale, per cui cerco di essere veramente il più breve possibile, giusto per quelli che invece partecipano oggi per la prima volta. Allora, Pai Endai Meetup, che cos'è? Pai&I Meetup è in realtà un network di meetup organizzati a livello mondiale da Deep Learning AI, che è la società di Andrew Ng, una società specializzata nella formazione all'interno del mondo del machine learning e del deep learning. Molto famosi sono i loro corsi pubblicati su Coursera. Alla fine dello scorso anno hanno deciso di organizzare questo network a livello mondiale e noi, io con alcuni miei colleghi, abbiamo deciso di organizzare il chapter italiano, inizialmente focalizzato sulla zona di Milano. Ovviamente poi, causa Covid, siamo stati costretti a muoverci verso eventi virtuali, quindi di fatto con una partecipazione aperta in generale a tutta Italia. Chi siamo? Sono io, mi presento, io sono Andrea Gioia, sono CTO in Quantica e mi aiutano a organizzare questo meetup i miei colleghi, appunto Marco Andreoni, che è leader data scientist in Quantica, e Francesco, che è uno dei founder di Quantica. E adesso ultimamente si è aggiunto anche Matteo, che avrà il suo posto in questa slide a partire dal prossimo meetup. Gli sponsor del meetup sono ovviamente Deep Learning AI, che ha appunto creato questo network a livello mondiale. La sponsorship in che cosa consiste? Sostanzialmente mette a disposizione alle persone che partecipano agli eventi del meetup e che si iscrivono al meetup tramite il form di iscrizione di avere degli sconti molto interessanti sui corsi appunto di Deep Learning AI. Tra l'altro ne è uscito uno recentemente sul linguaggio naturale, quindi c'è nuovo materiale anche su questo, potremmo avere degli sconti interessanti. Quantica, invece, che è la società per cui lavorano tutti gli organizzatori, mette a disposizione appunto il tempo degli organizzatori per organizzare i vari eventi, il sito sulla pagina, sul sito di Meetup, e finché avevamo ancora la fortuna di poterci incontrare fisicamente, il cibo e le birre. Non dico più nulla né su Deep Learning AI né su Quantica. Se siete interessati, poi l'evento è registrato, le slide verranno condivise, quindi qui avete tutti i link per eventualmente approfondire. Come Meetup, oltre alla pagina appunto sul sito di Meetup, abbiamo anche una pagina su YouTube in cui potete trovare le registrazioni di tutti gli eventi passati, e nel giro di qualche giorno troverete anche la registrazione dell'evento di oggi. Perché abbiamo deciso di aderire a questo network di meetup sul tema del deep learning e del machine learning? Beh, non sicuramente perché sulla zona di Milano mancassero dei meetup anche molto interessanti sul tema, penso ce ne siano 4 o 5 a cui noi anche regolarmente partecipiamo, sia come membri, sia a volte come speaker. Ma perché volevamo focalizzare, volevamo avere un meetup specificatamente focalizzato sul tema dell'industrializzazione
dei prodotti di machine learning e deep learning. Quindi noi sappiamo che poi per una parte, sicuramente quella più interessante del machine learning e deep learning è la creazione e la definizione dei modelli, ma non è l'unica parte per poter poi portare in produzione effettivamente questi modelli. Probabilmente non è neanche la più voluminosa in termini di tempo o la più critica in termini di rischiosità, di successo del progetto. Quindi noi abbiamo scelto un po' in controtendenza di fare un meetup che parla di tutto tanto dalla parte di modellazione, quindi tutte le parti al contorno che però sono estremamente importanti poi per il successo dei progetti di machine learning. Perché facciamo questo? Perché sostanzialmente lavoriamo in questo settore, vediamo che tutto il movimento dell'intelligenza artificiale ha un grossissimo potenziale, ma al momento ancora largamente inespresso, cioè i ritmi di crescita potenziale, gli use case potenziali a cui applicare i vari algoritmi, utilizzare le librerie che i vendor mettono a disposizione, piuttosto che addirittura oggi i servizi manager che i cloud provider mettono a disposizione sono tantissime, ma poi in realtà l'elefante partorisce un topolino, perché la domanda è ancora un po' immatura e sta cercando di prendere le misure su questo nuovo tipo di tecnologie, e questo consegue nel fatto che i tassi di successo, o meglio i tassi di fallimento generalmente dei progetti di machine learning, sono ancora molto alti, quindi limitano il potenziale di espansione di questo mercato. Qui ho riportato un link interessante in cui vengono elencate un pochettino le statistiche che vari analisti di mercato fanno sui tassi di successo dei progetti di machine learning. I numeri variano un pochettino da analista ad analista nel corso del tempo, però abbiamo, diciamo, un tasso di fallimento che si gira intorno all'85%, quindi siamo ancora a livelli molto, molto alti, e sapendo come le aziende stanno investendo, questo è sicuramente un problema, come ho detto prima, un grosso vincolo e limite al fatto di poter esprimere tutto il potenziale che c'è in questo nuovo mercato. Come siamo organizzati a livello di meetup? Originariamente avevamo intenzione di organizzare un evento ogni 2 mesi, in realtà questo era anche legato dal fatto che bisognava poi organizzare e trovare la location fisica. Adesso che siamo passati ad eventi virtuali, facciamo e organizziamo gli eventi anche a distanza di poche settimane, a seconda delle disponibilità degli speaker. Quindi abbiamo un'agenda molto più meno scandita temporalmente, a seconda delle opportunità cerchiamo di organizzare gli eventi. Originariamente appunto gli eventi erano in presenza fisica sull'area milanese dalle 19 alle 21, adesso l'evento bene o male dura un'ora, quindi invece di avere 2 talk riduciamo a 1 talk e lo facciamo dalle 18.30 alle 19.30, poi ci possono essere alcuni sforamenti, alcuni cambi a seconda della disponibilità degli speaker, proprio meno questa è la fascia oraria. Ogni proposta di talk ovviamente è più che ben accetta, potete scrivere direttamente a me tramite la pagina del meetup, o sulla pagina del meetup c'è anche un form per sottomettere una proposta di talk, quindi siamo assolutamente aperti e sempre alla ricerca di nuovi speaker che si vogliono buttare e condividere con noi la loro esperienza, ovviamente sul tema dell'industrializzazione dei processi e dei prodotti di machine learning. La sponsorizzazione era benvenuta finché la facciamo fisicamente, poteva essere fatta sia con la contribuzione di una location, con cibo e bevande, non è più necessario, in quanto adesso e almeno fino alla fine dell'anno continueremo ad organizzare gli eventi del meetup in modo virtuale, quindi non c'è cibo, non c'è location da mettere a disposizione, basta semplicemente un PC. E ovviamente abbiamo l'ambizione di crescere in numero, più siamo meglio è, perché riusciamo a fare meglio network, riusciamo ad avere speaker, riusciamo ad avere sempre più facilità ad avere speaker che vogliono condividere con noi la loro esperienza, perché poi il bacino potenziale di persone con cui riescono ad entrare in contatto è maggiore, e quindi riusciamo a porre un focus maggiore su questa tematica che per noi è di particolare interesse. Quindi se volete aiutarci, non c'è più la sponsorizzazione o solo la sponsorizzazione, potete aiutarci sia presentando un talk oppure diffondendo un pochettino la parola sull'esistenza del meetup, quindi magari rilanciando quando facciamo un evento tramite i vari social, LinkedIn o quant'altro, oppure semplicemente in modalità tradizionale suggerendo a un collega di partecipare a uno dei prossimi incontri. Se fate dei post, ovviamente ci fa piacere, anche stasera se volete ripostare il meetup, alcune slide, alcune immagini, alcuni screenshot del meetup, assolutamente ci fa molto piacere. Se poi mettete addirittura l'hashtag, riusciamo a trovare i vostri post, eventualmente addirittura a rilanciarli. Quindi
questo più o meno ho finito l'introduzione, faccio solo alcuni ringraziamenti che sono dovuti, ovviamente a Quantica perché è uno sponsor e quindi per il tempo che ci permette di dedicare all'organizzazione, Alice che è la persona all'interno di Deep Learning AI che ci supporta per l'attività e per l'organizzazione, la diffusione poi delle parti di scontistica perché si è scritto tramite il form all'interno, quindi Alice è la controparte all'interno di Deep Learning AI, Marco e Matteo. Matteo e Marco sono con me le persone che organizzano il meetup, Matteo in realtà da questo meetup, Marco fin dalla sua fondazione, e ovviamente Alessandro che è lo speaker di questa sera. L'agenda è più o meno questa, quindi 18.45, in realtà abbiamo iniziato 10 minuti prima, presentazione benvenuto, questo che sto facendo io, ci sarà poi l'intervento di Alessandro che durerà più o meno un'ora e alla fine che durerà più o meno 40-45 minuti, che alla fine lasceremo lo spazio per le vostre domande. Direi che con questo è tutto, possiamo, spero di non avervi annoiato troppo con l'introduzione, possiamo cominciare, quindi passare la parola direttamente ad Alessandro, io smetto di condividere il mio schermo, Alessandro puoi condividere il tuo. Allora, intanto mi sentite? Forte e chiaro. Perfetto, allora aspettate un secondo che passo in presentation mode. Ok. Allora, intanto naturalmente voglio ringraziare gli amici di Quantica che mi hanno invitato a questo meetup, è un grande piacere essere qua con voi e niente, oggi cercherò di farvi un'introduzione su come funziona la nostra architettura per il machine learning. Prima però di andare, cioè nel senso nella parte quella più calda, più interessante un po' per tutti, è giusto che io vi introduca anche un pochino meglio cos'è la Sminode Group, come è organizzato, cioè perché poi naturalmente ci saranno alcuni concetti anche molto semplici, però che poi saranno sottesi all'interno della presentazione. Quindi, cioè nel senso, partiamo proprio da chi siamo, cioè nel senso, noi siamo la Sminode Group. La Sminode Group è un'azienda che fa parte di una holding, principalmente cioè caratterizzata in questo modo, come vedete dalla slide, cioè c'è la Sminode Group che è caratterizzato da tre business unit che sono OTA, Meta e Media. OTA significa Online Travel Agency, quindi un'agenzia viaggi online. Il Meta è il Meta Search Business, praticamente è un comparatore di OTA. Il media invece è il tentativo di creare una media agency che possa monetizzare anche quel traffico che poi non si converte in un booking o non si converte attraverso un click through per il caso del Meta. I brand sono tanti, alcuni sono anche molto noti, per quanto riguarda l'OTA abbiamo la Sminode.com, BravoFly, Rumbo, VolaGratis e VegDe, naturalmente con un focus sui differenti principali mercati europei, e per quanto riguarda invece la parte del business Meta, abbiamo due brand, uno che è il comparatore per i voli che si chiama Jetcost e l'altro che si chiama HotelScan per comparare hotel. Per quanto riguarda invece la business unit media, il nostro brand di riferimento si chiama Forward. Invece poi naturalmente c'è tutta la parte di venture, ma su questa parte non ci focalizziamo moltissimo stasera, perché poi vedremo come noi, come Strategic Analytics, che siamo il team, cioè nel senso che lavora sulla parte di Artificial Intelligence e Machine Learning, che lavoriamo a livello corporate level, cioè vuol dire che lavoriamo per OTA, per Meta e per Media, cioè andiamo effettivamente poi a offrire i risultati delle nostre algoritmiche, cioè sviluppate internamente. Quindi, senza andare oltre, cominciamo a parlare di noi, parliamo di Strategic Analytics. Vabbè, io sono Alessandro Rozza, sono il Chief Research Officer di la Sminode Group. Il mio team, che si chiama Strategic Analytics, è fondamentalmente un team che è focalizzato sull'automated decision making per ottimizzare un'ampia pletora di possibili, cioè processi di business. Cosa significa? Significa che noi fondamentalmente lavoriamo, come dicevo prima, cioè nel senso a livello corporate, quindi lavoriamo per OTA, Meta, Marketing e Media principalmente, ma svolgiamo anche alcune analisi avanzate per gli specifici business drivers, cioè il nostro CEO spesso ci chiede delle analisi ad hoc, principalmente di forecasting o cose di questo tipo, che noi poi offriamo, cioè nel senso in visualizzazione, nel caso specifico a Marco Corradino. Come funziona? Noi solitamente veniamo ingaggiati direttamente, cioè nel senso dai vari stakeholder, cioè che ci offrono
una pletora di problemi di ottimizzazione o personalizzazione complessi a cui poi dobbiamo dare una risposta e dobbiamo produrre fondamentalmente o un microservizio o delle analisi ad hoc che poi possono essere utilizzate e digerite dal business. Naturalmente il mio gruppo si occupa anche, cioè nel senso di fare prettamente ricerca, cioè nel senso facciamo anche, cioè nel senso ci dedichiamo a sviluppare, cioè nel senso nuove algoritmiche che sono naturalmente inerenti all'area di business che ci interessa per avere un vantaggio competitivo rispetto ai nostri competitor dal punto di vista pratico. Questo è l'organigramma, come vedete qui ci sono io, cioè che sono il Chief Research Officer, io riporto al Chief Information Officer e sotto di me il mio team è caratterizzato da tre sottoteam, la parte prettamente di Data Scientist, la parte di Advanced Analytics e la parte invece di Machine Learning Data Engineers. Come vedete la parte naturalmente di Data Scientist è quella un pochino più corposa, ma tutti i tre team sono caratterizzati da una figura particolarmente senior, con poi sotto, cioè nel senso delle figure che possono essere middle o junior, che vanno a comporre il sottoteam di riferimento. Andiamo a guardarli uno a uno, cioè nel senso come siamo organizzati. Allora, naturalmente, la parte di Data Scientist, il principale focus della parte di Data Scientist è quella di risolvere complex business problem, creando cioè un vantaggio competitivo per quanto riguarda l'azienda. Per fare questo, naturalmente, serve un background particolarmente solido in matematica e in computer science e la maggior parte delle persone che fanno parte di questo team hanno un PhD in quantitative field, cioè significa principalmente in fisica, matematica oppure in computer science. E molti di loro hanno anche degli interessanti background accademici con importanti pubblicazioni alle loro spalle. Per quanto riguarda invece il team di Advanced Analytics, il principale scopo del team di Advanced Analytics è quello di fare pattern discovery, quindi fondamentalmente sono quelli che vanno ad analizzare e fare data crunching, se vogliamo dirlo così, e andare a trovare se ci sono delle opportunità di business su cui poi magari sviluppare anche delle algoritmiche più complesse per poterla totalmente catturare. Naturalmente anche in questo caso, cioè nel senso il background è un background che deve arrivare o da matematica o da computer science principalmente, con assolutamente un'ottima conoscenza della programmazione Python e principalmente l'utilizzo di database relazionali o anche non relazionali. Qui mi sono limitato a scrivere SQL, ma just soltanto per dare un'idea e un overview e un'idea concettuale. Invece l'ultimo, ma assolutamente non il meno importante, è la parte relativa al Machine Learning Engineers. Cioè il Machine Learning Engineers sono quel team che supporta lo sviluppo finale di quelle che sono le soluzioni che devono essere production ready. Cioè praticamente sono le persone che andranno a supportare principalmente il team di Data Scientist, ma anche il team di Advanced Analytics, per rendere veramente un prodotto, cioè nel senso qualcosa che possa scalare a centinaia, se non migliaia di chiamate al secondo, cioè che possa essere solido, che sia testato correttamente e che sia scritto naturalmente con tutti i crismi del caso. Perché naturalmente, cioè nel senso, il principale focus delle persone che fanno parte di questo team è quello proprio di avere un'ottima base di programmazione, specialmente in Python e in Java, ma anche naturalmente in Spark, soprattutto per la gestione di Big Data, che è una parte fondamentale poi dell'architettura che vedremo, cioè appena adesso. Allora, vi ho fatto questa introduzione un po' per darvi degli elementi di comprensione, per farvi capire come le varie parti sono organizzate, come poi lavorano insieme. Adesso vi faccio vedere effettivamente com'è fatta l'overview dell'architettura. Mi scuserete, ma il disegno è un po' piccolo perché è tanta roba, poi però facciamo dei deep dive sui singoli pezzettini per poter comprendere meglio cosa sta succedendo. Allora, cominciamo a guardarla in maniera generica. Fondamentalmente andiamo a identificare, cioè nel senso, questa prima parte è caratterizzata, non so se vedete, se muovo il cursore, cosa sto indicando. Questo magari Andrea dammi un feedback, perché sennò altrimenti... Sì, si vede. Perfetto. Questa prima parte è la parte principalmente relativa al dato, poi vedremo questa parte che invece è come andiamo a gestire il training dei modelli, cioè nel senso se naturalmente si parla di una parte in cui il training è fondamentale, e dall'altra invece vedremo come è fatta la nostra produzione e come interagisce a sua volta con i nostri
principalmente siti web, perché il nostro business è basato naturalmente sull'online e quindi è basato sull'interazione dei nostri utenti attraverso il browser con le nostre, con i nostri differenti brand, con i nostri differenti siti web, con naturalmente tutte le loro tipologie. La prima parte che dobbiamo focalizzarci è quindi dire, ok, come arriva l'informazione che poi verrà ingestita? La prima parte di informazione che viene ingestita attraverso, cioè nel senso, questo Stream Events Manager, che noi chiamiamo StarTrack, il nome è prettamente di fantasia, non c'è niente, è un microservizio estremamente robusto, resiliente, particolarmente capace di gestire quantitativi massivi di eventi, cioè che possa in qualche modo sviluppare, cioè nel senso sviluppare, che possa fondamentalmente dispacciare degli eventi con un formato che sia un formato il più standard possibile. Questa informazione viene assorbita attraverso dei micro batch all'interno del data lake, che poi andremo un attimino a capire meglio come è organizzato, eccetera, eccetera, ma alcune informazioni che deve essere invece dispacciata in real time attraverso, cioè nel senso, delle code che sono nel nostro caso specifico delle code PubSub, per essere direttamente ingestita in quello che noi chiamiamo Customer Data Hub. Adesso guardiamo un attimino i punti perché è importante capire cosa fanno le differenti parti. Allora, come avete visto, abbiamo un data lake, dal data lake poi fondamentalmente in batch andiamo a esportare alcune informazioni nella nostra data warehouse, e nel caso specifico la nostra data warehouse è Vertica, e naturalmente Quantica lo sa molto bene perché collaboriamo con loro, cioè nel senso oramai da anni sulla gestione della parte relativa alla data warehouse, e questa informazione fondamentalmente poi viene in batch, una volta al giorno, ingestita all'interno del Customer Data Hub. Customer Data Hub e Feature Store, che poi di cui parleremo, sono due elementi fondanti che permettono fondamentalmente di avere, cioè nel senso, una visione, cioè olistica per quanto riguarda Customer Data Hub del nostro customer, e una visione olistica per quanto riguarda il nostro business, che è principalmente le feature relative alle destinazioni. Perché le destinazioni o il prodotto in sé sono gli elementi più importanti che noi naturalmente come business relativo al turismo andiamo a vendere, cioè nel senso andiamo a proporre a dei soggetti di andare in un posto e godersi una vacanza splendida, non lo so, alle Seychelles, come, non lo so, un weekend di passione e d'amore, cioè nel senso a Parigi. Quindi fondamentalmente cosa abbiamo a disposizione? Customer Data Hub, che come dicevamo importa l'informazione o a livello batch da Vertica, oppure riceve in real time l'informazione direttamente, cioè nel senso da StarTrack. L'avvantaggio è che naturalmente noi sappiamo in ogni istante quello che effettivamente l'utente sta facendo sulle nostre pagine, e questo naturalmente ci dà un vantaggio perché possiamo andare a modellare dell'algoritmica che possa reagire rispetto effettivamente a cosa sta facendo durante il funnel di esecuzione e di interazione con il nostro prodotto. Naturalmente l'informazione che arriva in real time poi viene buttata via, perdonatemi il termine, in realtà è un pochino più complesso, ma viene scartata quando c'è il processo di consolidamento che arriverà dal data warehouse o direttamente da altri flussi, adesso non sono segnati, del data lake, in modo tale che poi, siccome sul data warehouse e anche successivamente sul data lake vengono fatte, cioè nel senso delle operazioni di pulizia del dato, di filtering, di consolidamento, eccetera, eccetera, è assolutamente importante, cioè nel senso poi avere il dato il più preciso e pulito possibile. Naturalmente, se avessimo di mezzo tutta questa parte di filtering, cioè, e di post-elaborazione, non saremmo più real-time, quindi non avremmo in pochi millisecondi il fatto che un utente ha cliccato su un bottone specifico o che, non lo so, ha scrollato la pagina. Queste sono cose, naturalmente, che si possono avere solo se si accetta di avere per l'interazione nel momento istantaneo anche un minimo di noise nel dato. Per quanto riguarda invece l'altra parte del middle layer dell'architettura dato, abbiamo un focus particolare, cioè nel senso che si chiama Feature Store. Feature Store colleziona informazioni sia dal lato warehouse, sia dal lake, sia da fonti esterne che possono offrire API pubbliche, oppure, cioè nel senso, attraverso scraping di informazione che può essere particolarmente interessante, cioè nel senso, in modo tale che poi i modelli abbiano a disposizione sia lo spaccato dell'utente con tutta la sua informazione, compreso cosa sta facendo in quel momento, sia naturalmente, cioè nel senso, tutte quelle informazioni che sono molto più destination centriche, che sono assolutamente utili per poi riuscire
ad andare a creare il modello corretto in base naturalmente all'applicazione utilizzando le feature che sono le feature di interesse. Ok, adesso ci spostiamo un attimino da questa slide e andiamo poi a fare un deep dive sulle singole parti. La prima roba, naturalmente io ve l'ho spiegata un pochino a voce così, andiamo a vedere cosa sono le differenti componenti che caratterizzano questa parte. Come vedete, cioè nel senso, noi abbiamo principalmente il Data Lake che è su Google Cloud Storage. Nel caso specifico noi siamo su tutta la parte dato escluso Vertica, siamo su Google, cioè, e mentre per quanto riguarda la parte, cioè nel senso Customer Data Hub dietro è un Big Table, quindi cioè nel senso è Google Cloud Big Table, cioè il servizio che ci offre questa parte qua. Per quanto riguarda invece Feature Store e nel caso specifico Vertica sono on-premises all'interno del nostro data center e vivono, nel caso specifico, nel senso su Vertica, il prodotto è proprio Vertica, per quanto riguarda il feature store è un PostgreSQL, cioè nel senso con poi un minimo di customizzazione particolarmente intelligente dietro. Questo è per darvi un'idea di quali sono gli elementi, che sono gli elementi che cioè nel senso rientrano nella fase di lavorazione del dato, perché il dato è il carburante per qualsiasi modello di machine learning che noi possiamo generare, sia nella fase di training, sia assolutamente poi nella fase di predizione. Faccio un esempio molto stupido. Se un utente interagisce con la pagina, senza dubbio, e nel senso perde del tempo a guardare gli elementi della pagina, evidentemente la sua propensità ad acquistare cresce fino a quando a un certo punto decresce, perché se uno sta perdendo troppo tempo, a un certo punto poi non aziona ulteriori possibili action sul sito. Quindi vuol dire che se io dovessi potenzialmente stimare quella che si chiama la likelihood to buy di un utente, posso farlo sfruttando il fatto che ho a disposizione informazione che mi dice come l'utente si sta muovendo e cosa sta facendo in pagina, da quanto tempo in pagina, cosa sta facendo, come si muove e interagisce, eccetera, eccetera, eccetera. Così io posso creare dei modelli che sono in grado, sfruttando, cioè nel senso gli stati e le interazioni che ci sono state, per andare a fondamentalmente stimare quella che può essere, ad esempio, la likelihood to buy. È un esempio a caso, cioè nel senso ce ne possono essere 100.000. Andiamo invece a focalizzarci sul training. Ma prima di andare su questa slide, torniamo un attimino indietro. Cioè nel senso, quello che vedete qua, in questa parte qua, è la parte di training che noi abbiamo a disposizione, come è stata modellata. Cosa abbiamo fatto? Cioè, fondamentalmente, i nostri machine learning engineer si occupano fondamentalmente, cioè nel senso di controllare, cioè nel senso e di gestire la parte principalmente di creazione delle immagini Docker e performare tutta la parte di test, cioè nel senso per far sì che naturalmente quello che si va in produzione, cioè se ne sia come minimo testato a livello di unitary test, eccetera, eccetera, per poi avere a disposizione un environment che è caratterizzato, cioè nel senso, ed è in questo caso specifico l'on-premises, che è la dockerizzazione, cioè nel senso di macchine virtuali Python, poi vedremo bene come sono fatte, su cui noi lanciamo, cioè nel senso, una e abbiamo una standardizzazione per poter fare il learning dei modelli. Naturalmente questo che vedete è la parte relativa al training batch per quanto riguarda, le CPU. Abbiamo anche a disposizione la parte contraltare, che è esattamente uguale, ma con delle macchine server che hanno a bordo multiple GPUs per soprattutto il learning di architetture deep, su cui naturalmente, cioè nel senso, lanciarle su CPU sarebbe mortalmente lento e produrrebbe, cioè nel senso, dei risultati alle calende greche. Naturalmente, cosa succede? Una volta che il modello è creato, cioè nel senso, deve passare una serie di test che vengono standardizzati e il nuovo modello, se ha passato i test, cioè nel senso che quindi non viene scartato, manda attraverso una coda PubSub un messaggio alla produzione, salva il modello su cloud storage e la produzione, quando il modello è aggiornato, può andare a riprendersi il modello aggiornato, fare a sua volta i suoi test, perché è importante che naturalmente anche a livello a livello di operazionalizzazione sia differente potenzialmente i test che le due parti vanno a fare, per poi caricarsi in pancia il modello e applicarlo, cioè nel senso su quelle che sono la parte di user prediction. Naturalmente, non l'ho detto prima, ma lo dico adesso, cioè nel senso
tutti i nostri ambienti hanno sia la parte di QA sia la parte di production, perché è giusto fare un minimo di quality assessment e vedere naturalmente cioè, cosa sta succedendo prima di poter deployare, cioè nel senso in quella che noi consideriamo la produzione, che naturalmente poi è esposta internamente o se è un servizio che offriamo per un soggetto terzo, ha un endpoint poi pubblicato pubblico da cui si può lavorare. Questo vi spiega che fondamentalmente quello che noi principalmente produciamo sono RESTful, sono il RESTful API service che vengono offerti, cioè nel senso per poter interagire con l'architettura overall, cioè nel senso del backend last minute, che è basata su microservizi. Allora, questa parte l'abbiamo vista che è la parte di data environment, andiamo a fare un minimo di focus sulla parte di training. Allora, la parte di training, principalmente come vi dicevo prima, è caratterizzata sia dalla parte di QA sia dalla parte di production environment ed è fondamentalmente virtualizzata, cioè nel senso in on-premises, quindi cioè nel senso proprio all'interno del nostro data center, in modo tale da avere all'interno, attraverso dei container Docker, cioè nel senso una serie di standardizzazione il più similare possibile. Quello che noi abbiamo cercato, e adesso stiamo cercando di smettere CentOS per avere solo Ubuntu, però in questo momento abbiamo un ibrido, sempre sistemi operativo Linux naturalmente, però c'è nel senso tra CentOS e Ubuntu, utilizziamo di default Python 3.7, abbiamo naturalmente, cioè nel senso, quello che sono le standard Python library che vengono caricate, e in più naturalmente ci sono le librerie, che sono le librerie relative al training, che noi chiameremo in questo caso specifico Training Core Library, ok? E una parte di orchestratore, che a sua volta è standardizzato ed è fondamentalmente la modalità, immaginatelo come se fosse un grosso main, è quello che va a modellare effettivamente la pipeline a partire dalle Training Core Library o potenzialmente da librerie esterne, se non sono delle cose sviluppate direttamente in house, ma attraverso delle librerie che magari sono open source, eccetera, eccetera. Questo è per darvi un'idea di come il training funziona. Quello che poi abbiamo visto è il training genera il modello, cioè nel senso viene sottoposto a una serie di test, se i test sono passati viene salvato all'interno, cioè nel senso di come vedevamo prima, all'interno di cloud storage, cioè nel Google Cloud Storage, e viene sollevato un evento che possa essere poi percepito da quella che invece è la parte relativa alla production. Ok, andiamo a vedere di che cosa si parla, cioè nel senso la parte di production fondamentalmente cioè, ha delle differenze, cioè nel senso rispetto alla parte di training, la prima grossa differenza è che è basata su Kubernetes, cioè nel senso sotto noi lavoriamo, cioè nel senso con dei pod, dipende poi naturalmente dal servizio, cioè nel senso e dalla complessità quanto è dimensionato il pod, cioè dal punto di vista della RAM, eccetera, eccetera, ma lavoriamo in pod con davanti un load balancer per attivare, disattivare, cioè nel senso una serie di pod e offrire, cioè nel senso la risposta in modo tale da poter scalare sul traffico. Per noi questo è un punto fondamentale. Vi faccio un esempio semplice. Può succedere che alcuni servizi ricevano più di 1000-1500 chiamate al secondo. Naturalmente non sono i numeri di Google, però non sono numeri particolarmente semplici se l'architettura non è particolarmente robusta e resiliente. Naturalmente il vantaggio è che questi problemi sono dei problemi embarrassingly in parallel, quindi fondamentalmente moltiplicando il numero dei pod si può scalare senza nessun problema, perché poi la pipeline tra i differenti pod è totalmente isolata. Come è fatto il nostro pod internamente? Fondamentalmente c'è la parte specifica del servizio Python. Noi lavoriamo in Python, ma l'architettura last minute è un'architettura ibrida in cui ci sono vari microservizi. La stragrande maggioranza è Java, la stragrande maggioranza invece per la parte di data scientist è Python, cioè, e poi esiste, cioè nel senso, microservizi scritti in C++, esistono microservizi scritti in altri linguaggi, tra cui Scala, eccetera, eccetera. Come funziona? Quindi dicevamo, la prima parte fondamentale è la parte del service e in più ci sono una serie di parti ausiliarie che sono importanti per poter monitorare lo stato di salute del pod stesso. Ad esempio noi utilizziamo Grafite, quindi abbiamo Carbon, abbiamo un server, cioè nel senso email, ad esempio Postfix, per mandare l'informazione. Questo permette ad esempio di metricare tutto ciò che abbiamo e tutta questa informazione, come possiamo rivedere dall'architettura generale, viene salvata su Graylog come log e viene offerta in dashboarding attraverso Grafana.
in modo tale che i team che si occupano principalmente di monitoraggio siano sempre sul pezzo e possano vedere cosa sta succedendo e nel caso specifico attivare una serie di procedure di recovering del microservizio. Facciamo finta, potrebbe essere la prima normale cosa che si fa nell'informatica è spegnere e riaccendere, quindi spegneranno il microservizio per riaccenderlo e farlo ripartire. Il problema non è risolto, ci sarà un cascading di responsabilità fino ad arrivare naturalmente a chi l'ha sviluppato veramente. Nel caso specifico, se fosse un servizio di data scientist, l'ultimo step sarà di controllo e eventualmente di bug fixing è sulle nostre spalle, ma solo dopo che tutto è stato controllato e gestito con una serie di livelli, tra virgolette, di escalation che permettono naturalmente di avere anche un sistema che possa essere monitorato, gestito, cioè 7 giorni su 7, H24. Che naturalmente il povero data scientist non lavora 7 giorni su 7 H24, ma invece ci sono alcune parti dell'azienda che lavorano su turni in modo tale da poter garantire, cioè nel senso sempre, la massima affidabilità di quello che succede. Questo naturalmente a livello teorico, poi nel senso i problemi, come tutte le cose, succedono e ci possono essere, però l'obiettivo è quello di rendere il meno gravosi possibile i problemi, perché se poi un servizio è giù, cioè nel senso non vendiamo, e se non vendiamo non riusciamo a naturalmente a innescare in maniera positiva il nostro business, quindi è nostra necessità e voglia naturalmente cercare di gestire nella maniera migliore possibile questa parte. Torniamo alla parte di prediction, come dicevamo abbiamo visto la parte del Python Service, il Python Service quindi è il cuore, cioè nel senso mentre la parte di Carbon e Postfix sono sia per le metriche sia per le mail e naturalmente come vedete c'è nel senso trasversale, c'è la parte di comunicazione su Kube Docker a livello di networking e la parte di volumes che è relativa alla persistenza all'interno del pod se necessaria. Il modello, ad esempio, può essere salvato in maniera persistente e poi riaggiornato, come abbiamo visto prima riguardando il flow. Andiamo al Python Service, che naturalmente è il cuore. Quello che dicevamo prima è, ci sono fondamentalmente, cioè nel senso, l'orchestratore, la core library, ok? La core library è naturalmente, cioè nel senso, la parte, nel caso del training, sarà la prediction core library, ok? E in più il Python App Framework. Il Python App Framework fondamentalmente è, adesso lo vediamo poi bene, è quello che offre la possibilità di innestare e di gestire congiunta e coordinata tutti gli elementi che abbiamo elencato all'interno del pod. In più noi utilizziamo uno standard che è gestito che è, tra virgolette, l'utilizzo di OpenAPI, che permette fondamentalmente, cioè nel senso, di andare a creare, cioè nel senso, i contratti, che sono i contratti che poi si scambiano in microservizi, attraverso l'utilizzo di interfacce standard e attraverso poi la possibilità di automatizzare i test, la possibilità di gestire, cioè nel senso, la documentazione, attraverso un approccio Swagger che ci permette naturalmente di risparmiare tanto tempo e di avere una cosa sempre molto 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 simile a quella precedente, quindi cioè nel senso quando i team poi di sviluppo ci integrano dal punto di vista pratico evidentemente per loro diventa molto più facile perché cerchiamo di standardizzare il più possibile dal punto di vista pratico. Entriamo un attimino dalla parte del Python App Framework, cioè il Python App Framework è caratterizzato principalmente da queste unità, Gunicore e Flask, che sono fondamentalmente la composizione per offrire il web service, e in più tutte quelle funzionalità che sono fondamentali per generare metriche che possano essere graficate e loggate da Greylog e da Grafana. Nel caso specifico abbiamo la liveness, la readiness, la possibilità, cioè nel senso dello shutdown, tracciamo altre informazioni e abbiamo naturalmente la coda per fare l'update, che è l'update del modello. Allora, io vi ho presentato, spero di essere stato comprensibile, quella che è l'overall architecture. Poi magari nelle domande possiamo entrare nello specifico e cercare di vedere altre cose che magari, nel senso, mi sono perso via, non ho identificato, cioè non ho, come si dice in italiano, non ho highlighted, cioè non ho sottolineato bene, cioè, eccetera, eccetera. Quello che però ci tengo
adesso a discutere ancora 5 minuti con voi, è quello che è l'approccio naturalmente per poi creare e far sì che, cioè, nel senso, un'architettura di questo tipo abbia successo in un'azienda. Cioè, nel senso, la prima parte è una parte relativa ai data scientist. La prima cosa che, nel senso, vi voglio presentare è il fatto che il nostro approccio, che è un approccio open publish, che utilizziamo all'interno dell'azienda. Cioè, nel senso, significa che i miei data scientist hanno il diritto di poter pubblicare, cioè, nel senso, sviluppi a livello algoritmico, cioè, nel senso, che hanno ottenuto all'interno dei loro progetti. Questo mai focalizzandosi sull'applicazione, ma sempre cercando di proporre l'architettura, che l'architettura è poi applicandola dei dataset standard per far vedere che comunque questo produce dei vantaggi dal punto di vista prettamente algoritmico. E questi sono il risultato, è un estratto di 4-5 paper che ho selezionato un pochino a caso, che sono i paper che abbiamo pubblicato, cioè, nel senso, in questi ultimi 2 anni, e su cui, cioè, nel senso, naturalmente, se poi avete voglia potete andare a vedere, li trovate tutti su ArchiveX, potete scaricarveli, leggerveli e vedere se ci sono delle cose che possono essere interessanti per voi. Se poi pubblicate, naturalmente citateci. La seconda parte è che è fondamentale per il successo di questa roba qui, dal punto di vista pratico, ragionando, cioè, nel senso, come la Smint, ma in generale, sono le collaborazioni esterne. Un gruppo di ricerca, anche se buono, non può guardarsi solo internamente, deve provare ad aprirsi. Quello che noi facciamo è collaborare con varie università, principalmente nell'ambito, cioè nel senso, nazionale. Poi adesso abbiamo in itere alcune collaborazioni che si apriranno a breve anche con alcune università internazionali, principalmente svizzere, ma quello che in questo momento, cioè nel senso, è il focus che oramai è consolidato un po' di anni, sono questi laboratori, nel caso specifico l'Image and Vision Lab dell'Università di Milano Bicocca, il Game Theory and Computational Group del Politecnico di Milano e l'Istituto di Sistemi Complessi del CNR di Roma, con cui collaboriamo naturalmente con dei tagli differenti, cioè nel senso, in base naturalmente al problema specifico, su cui poi, nel senso, come avete visto, pubblichiamo anche spesso e volentieri insieme. L'ultima parte, che assolutamente secondo me è l'ultima, ma non è assolutamente la meno importante, è l'internal training. Per creare una base tale per cui poi, cioè nel senso, quella che abbiamo visto come architettura produca veramente valore per l'azienda, dal mio punto di vista è assolutamente molto importante creare il corretto mindset all'interno dell'azienda stessa. Quindi, cosa succede? Noi sviluppiamo una serie di il training interno per quanto riguarda le persone last minute, per quanto riguarda chi non è di strategic analytics abbiamo una serie di corsi che sono machine learning for software engineers. Oltre a quello abbiamo introdotto una serie di corsi che sono machine learning for business, cioè non spiegare come si implementa o come è fatta una tecnica, ma spiegare, cioè, nel senso, a cosa può servire, cioè nel senso, perché può creare valore l'utilizzo di questa specifica tecnica rispetto a fare il lavoro magari come hanno fatto fino ad oggi. In più, naturalmente, il gruppo di data scientist, e nel caso specifico non è solo il gruppo di data scientist, ma il gruppo di advanced analytics e la parte di machine learning engineer, hanno diritto a un budget di training che gli permette di andare, nel caso specifico per i data scientist, a scuole di dottorato, conferenze, cose di questo tipo. Per quanto riguarda invece più i machine learning engineer, magari c'è, nel senso, dei momenti quali possono essere conferenze oppure dei momenti di approfondimento specifici in cui magari un guru Spark parla e spiega come effettivamente, cioè nel senso, si possa migliorare, cioè nel senso, la parte di sviluppo relativa a Spark. Questo solo per darvi un'idea overview. Tutte queste componenti insieme e naturalmente la definizione di una buona architettura e un flusso il più standardizzato possibile permette naturalmente poi di avere successo nella parte del machine learning. E in questi ultimi 2 anni, come la Sminut, come LM Group, come naturalmente, cioè nel senso, come Strategic Analytics, ci siamo tolti qualche bella soddisfazione. Va bene, io ho finito, esco dallo sharing e naturalmente sono a disposizione per qualche domanda, chiarimenti, eccetera, eccetera. Perfetto, grazie mille Alessandro per la presentazione, molto molto interessante. Allora io, per chi vuole fare domande, a questo punto può scrivere nella chat, ho visto che siamo alla fine, può anche attivare il microfono e farla direttamente a voce. Visto che per il momento non ci sono già delle domande in chat, magari mentre ci pensate
e decidete se accendere il microfono o scrivere, nel caso faccio qualche domanda io, perché io ne ho veramente tante, quindi ne approfitto, però poi voi stoppatemi se avete le vostre, la precedenza ovviamente, la precedenza ovviamente alle vostre. Allora, la prima cosa che mi incuriosisce molto è all'interno di Last Minute, com'è la relazione tra data scientist e machine learning engineer, cioè lavorano su dei progetti insieme all'interno dello stesso team, ci sono dei passaggi di artefatti, di deliverable da un gruppo all'altro, cioè com'è questo modello organizzativo? Allora, molto, loro lavorano spesso a contatto, cioè nel senso anche molto spesso in pair, cioè nel senso si mettono insieme a lavorare, cioè nel senso proprio per finalizzare il codice. Poi ci sono dei progetti che sono, ad esempio, la parte di Customer Data Hub è una parte che hanno seguito i Machine Learning Engineer, cioè nel senso, e hanno sviluppato direttamente loro e poi l'hanno standardizzata e hanno creato un meccanismo di alfabetizzazione per far capire come utilizzare nella miglior maniera possibile, cioè nel senso questa parte di Customer Data Hub. Per darvi un'idea, quello che c'è dietro è Bigtable con uno strato di API che espone solo l'informazione che è comoda per quanto riguarda il data scientist. Quindi sia lavoro insieme proprio per finalizzare e mettere in produzione qualcosa, entrambi sono il responsible di quello che è il risultato finale, quindi lavorano insieme e spesso lo fanno attraverso peer programming dal punto di vista specifico, e spesso quando invece ci sono dei progetti che sono contingentati solo in un'area specifica, come può essere quello che precedentemente presentavo, che è la parte di Customer Data Hub, poi dei momenti di knowledge sharing, anche perché poi viviamo tutti quanti insieme e alla fine, cioè nel senso, abbiamo uno stand-up comune e abbiamo anche un meeting di recap a fine settimana in cui presentiamo i maggiori achievement che abbiamo ottenuto durante la settimana stessa, ognuno naturalmente col taglio diverso in base ai progetti che sta seguendo. Ottimo. Faccio ancora una domanda, io continuo ad approfittarne, se volete interrompermi fate una domanda, se ne vado avanti ne approfitto. Un'altra domanda organizzativa, poi ne ho una eventualmente tecnica. Dal punto di vista organizzativo, immagino che all'interno di un'azienda come Last Minute i possibili use case, il vostro backlog delle cose che potreste teoricamente fare è sempre molto, molto ricco. Come fate a prioritizzare, a definire un business case, capire su quali investire, visto che poi comunque le risorse sono sempre limitate, non si può fare tutto? Certo. Allora, ci sono due approcci che noi utilizziamo. Allora, i nostri progetti solitamente, cioè nel senso, sono top down, cioè nel senso i function leaders, che cioè nel senso sono la parte più alta della piramide organizzativa dell'azienda, propone una serie di problemi, noi studiamo la loro fattibilità, li risolviamo e in base poi a effettivamente all'impatto che hanno sul business scegliamo la priorità in accordo a questo, e invece dei progetti che sono invece bottom up, cioè nel senso sono gli stessi data scientist che dicono ho visto guardando questa, il dato, analizzando questa roba qua, questa opportunità, vogliamo provare a seguire questa direttrice? Naturalmente a quel punto lì si discute insieme, si capisce se c'è del valore e a quel punto si può dedicare del tempo specifico per lo sviluppo di quella parte specifica. Stiamo cercando di introdurre poi con fortune, cioè alterne, anche la possibilità di dedicare il 20% di tempo, come faceva Google una volta, adesso l'ha tolto, proprio allo sviluppo, comunque senza nessun freno. Cioè, nel senso, pensi che ci sia un'idea? Non ti confrontare, hai il 20% del tuo tempo, prova a farlo. Naturalmente in questo momento abbiamo il fatto, il bottleneck siamo noi stessi, cioè nel senso siamo comunque un gruppo medio, cioè come dimensioni guardando lo scenario italiano, ma non siamo un gruppo grande e quindi naturalmente, cioè nel senso, non abbiamo bandwidth infinita e quindi, cioè nel senso, questa roba qui in questo momento, cioè nel senso, ha un po' stoppato questa parte, però è una cosa su cui sperimenteremo, abbiamo già sperimentato e continueremo a sperimentare, cioè nel senso, nei prossimi mesi / anni. Ok, c'è una domanda, ma prima di passare alla domanda dal pubblico faccio un'ultimissima domanda io, sempre organizzativa. Come hai detto, noi come Quantica vi abbiamo supportato, vi supportiamo nella parte del mondo dati, in particolare nella parte di data warehouse. Ecco, invece il rapporto con i data engineer, cioè il reperimento del dato, capire se il dato c'è, la qualità, come è conflittuale, siete riusciti a trovare un modo? No, guarda, in realtà noi abbiamo un momento di discussione che si chiama Data Committee, cioè nel senso, al di là del nome altosonante non vuol dire niente, è un momento in cui, cioè nel senso, ci confrontiamo, cioè nel senso, tra tutta la parte di tech lead della parte di data engineering, cioè, e la mia parte di machine learning. Scusate.
mi è morto il telefono. Aspetta, sto cercando di mettere. Ok, sono riuscito a mettere muto. È il bello della diretta, dai. In cui fondamentalmente andiamo a settare le priorità insieme. Cioè, per darvi un'idea, la parte anche di relativa a quello che abbiamo visto, a quel tipo customer data hub, è un lavoro congiunto, cioè nel senso tra la parte, cioè nel senso di data engineer, i miei al machine learning engineer, il lead dell'area, io e altri soggetti che sono involved all'interno della parte. In realtà noi con loro lavoriamo benissimo e non abbiamo nessun problema, quindi dirti ci sono attriti, ci sono delle cose che possono essere migliorate, ti direi proprio di no, perché in realtà il lavoro è andato molto bene, negli anni attraverso questo approccio abbiamo fatto delle cose, dei salti avanti notevoli, voi ci conoscevate, cioè nel senso qualche anno fa la nostra... Il principale mondo, il data ecosystem era basato su Vertica. Vertica adesso è una componente, neanche la più importante, detta proprio così brutalmente in questo momento. Certo, le piattaforme dati diventano sempre più poliglotte, quindi giustamente avete seguito il trend. Come promesso, domande in chat. Allora, i modelli che create usano, domanda di Marcos, i modelli che create usano dei framework particolari, TensorFlow, PyTorch, che cosa utilizzate, preferenze? Allora, dipende naturalmente cosa stiamo mettendo in produzione. Se lavoriamo con Deep Architecture, eccetera, eccetera, noi principalmente prediligiamo TensorFlow con sopra Keras, utilizziamo anche PyTorch, perché in alcuni casi, cioè nel senso, è decisamente superiore, però di norma, cioè nel senso, cerchiamo di rimanere su TensorFlow più Keras dal punto di vista pratico. Per quanto riguarda poi invece se lavoriamo su altri ambiti specifici, evidentemente, cioè nel senso dalle normalissime librerie, quelle possono essere Scikit-learn, a quello che abbiamo sviluppato internamente per alcune cose specifiche, eccetera, eccetera, sono ciò che noi utilizziamo dal punto di vista pratico. Domanda invece di Dario sulla parte di serving. Usate qualcosa, usate TF Serving, qualche altro framework, voi siete su Google Cloud, cosa usate poi per il serving dei modelli? In realtà, cioè nel senso, il tutto è sviluppato internamente, cioè nel senso abbiamo, semplicemente ci appoggiamo su Google Cloud, cioè nel senso per poi andare a utilizzare naturalmente gli elementi nativi che sono lo storage da una parte e PubSub dall'altra, cioè che è il sistema di code che utilizza Google, per andare poi a notificare, abbiamo le nostre librerie che si occupano del retrieve dei modelli, perché poi c'è tutta una fase di ulteriore check che vi dicevo prima, che naturalmente, cioè nel senso, era più facile scrivercelo e standardizzarlo una volta per sempre che andare fondamentalmente a customizzare qualcosa che non era nostro. Ok, e domanda mia invece, che sono molto interessato al tema feature repository, il vostro feature, non so se è chiamato feature repository o feature store, fa il feed solamente della parte di training o viene usato anche per fare il feed della parte di inferenza? Allora, per alcune parti viene anche utilizzato nella parte di inferenza, in questo momento ancora molto poche perché dobbiamo capire a livello architetturale come farlo scalare come vogliamo noi, perché in questo momento è basato su PostgreSQL, ci darà un grosso vantaggio, cioè per mille motivi nella fase, cioè nel senso di training. Adesso stiamo guardando, cioè nel senso soprattutto quando abbiamo servizi grossi, nel senso grossi nel senso che hanno, vengono sottoposti a tante chiamate al secondo, quella non è la soluzione che vogliamo definitiva, però ci si sta lavorando. Chiarissimo, chiarissimo. Avete per caso valutato il feature store, quello di Google, FIST, mi pare che si chiami, l'avete mai visto? Sì, il punto è che fin dove è possibile, cioè nel senso non legarsi troppo al provider per noi è importante. Anche perché, nel senso, la scelta di Google non è una scelta definitiva, cioè nel senso, certo. In maniera molto onesta, e quindi finché sono gli elementi di base sono sostituibili con facilità passando un altro, cioè cloud provider, cioè nel senso PubSub, il corrispettivo in Amazon per le code è immediato, la parte di storaging e di bucketing è immediato, sono tutti elementi che sono switchabili in maniera molto molto semplice. Più fai un lock-in con cose che diventano sempre più importanti per la tua architettura, più è difficile. Anche perché poi, nel senso, essendo noi un'azienda grande, cioè nel senso, la dimensione anche delle offerte che noi possiamo avere rispetto al cloud possono anche fare la differenza e possono anche indirizzare delle scelte di business differenti che poi non sta neanche, detta proprio così brutalmente, a me prendere.
Ok, ultima domanda da parte mia, poi se non ci sono altre domande direi che per oggi abbiamo chiuso, ti abbiamo già fatto abbastanza domande, anzi io proprio interrogatorio. E, no, questa è una mia curiosità, va bene, il Covid ha cambiato un po' tutte le abitudini e poi immagino l'impatto su diciamo, un'organizzazione come la vostra. Avete avuto problemi di model drift? Come va aiutato la vostra infrastruttura nel caso a gestirli? O tutto è andato di modelli in produzione, sono andati comunque avanti bene così come erano stati trainati? Ma guarda, in realtà, cioè nel senso, molti dei modelli che noi abbiamo sono modelli adattativi, quindi diciamo Ok, quindi sono già in partenza, riescono a. evolvono anche perché il turismo, come sua natura, ha una fortissima stagionalità, ha fortissime stagionalità di varia natura, fortissime stagionalità naturalmente, cioè nel senso, queste sono le pure seasonality, cioè che possono essere proprio il periodo estivo dal periodo invernale, che sono due periodi totalmente differenti, ha delle stagionalità interne molto forti che poi cambiano in base all'evolversi del tempo, e poi naturalmente, cioè nel senso, in base anche a come viene, cioè nel senso, lavorato anche il, tra virgolette, l'acquisizione del traffico attraverso potenzialmente marketing channel a pagamento, eccetera, eccetera, può cambiare anche la tipologia che c'è sotto. Quindi, naturalmente, è estremamente importante per noi avere dei modelli che riescano fondamentalmente a evolvere nel tempo. Cioè, nel senso, per noi l'assunzione di stazionarietà non è mai vera, e quindi, come minimo, se c'è dei modelli che lavorano con la stazionarietà, quali possono essere approcci multi-armed bandit, eccetera, eccetera, sono tutti basati, cioè, nel senso, su change detection system, sono tutti basati, cioè, nel senso, su capacità di o dimenticare il passato o di considerarlo sempre meno importante in base a quello che cambia. Naturalmente poi sì, cioè, nel senso, c'è anche una fase di revisione manuale, cioè noi vediamo che l'algoritmo reagisce, ma se vogliamo farlo reagire prima o in altro modo, prendiamo e ci lavoriamo sopra, e questo ci aiuta moltissimo il monitoraggio e tutta la parte di dashboarding, che poi nel senso è relativa ai nostri progetti. Naturalmente qui abbiamo visto più la parte di visualizzazione e di gestione, cioè nel senso dell'ammetricamento della produzione, però naturalmente poi anche a livello di KPI di business tutti i nostri servizi hanno dietro una forma di dashboarding, e voi lo sapete benissimo, cioè nel senso su Vertica si sviluppano, cioè nel senso in Spotfire come in Data Studio, eccetera, eccetera, una serie di reportistica che aiuta a comprendere meglio e poi a prendere anche delle decisioni differenti. Chiarissimo, è stato chiarissimo, molto interessante il talk. Io vedo, non ci sono più domande, io ne avrei, ma basta perché abbiamo raggiunto il tempo. Quindi Alessandro, io ti ringrazio molto, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato stasera. Come ho detto già in precedenza, pubblicheremo il video nei prossimi giorni, probabilmente inizio della settimana prossima. Quindi grazie a tutti e buona serata. Buona serata, vi ringrazio dell'opportunità e spero che si sia capito qualcosa di quello che ho detto, e se no, altrimenti scusatemi. Io ti posso confermare che ho capito, molto interessante, grazie, grazie Alessandro. Grazie, ciao. Ciao.